grande, grande silenzio per chi non c'è più dopo il terremoto, ma soprattutto un momento di silenzio, di riflessione per chi continua, perché la vita continua, quindi la vicinanza deve essere soprattutto per coloro che ad Amatrice, ad Accumoli, ad Arquata stanno come stanno, e quindi dobbiamo veramente essergli vicino. Iniziative ce ne sono già tante, importante che continuino. Quindi vi pregherei, ecco, in questi momenti, non lo chiamiamo un minuto di silenzio, in questi attimi di riflettere veramente con il cuore a quello che è successo, e comunque la vita continua e che sia un pomeriggio di festa. Parte qui dalla Bambinopoli, si fa un tratto di via Mazzini che c'è il divieto, il tratto qui del viale Marconi che poi si arriva a via Mazzini e si immette sulla pista ciclabile fino a fine Tortoreto e poi il ritorno sarà sulla stessa pista ciclabile per poi l'arrivo dove c'è stata la partenza, qui sempre al Bambinopoli di Alba Adriatica. Questa associazione già esiste da 3 anni, ma un primo momento facevamo delle camminate turistiche durante l'estate per i vari comuni della Val Vibrata, dopodiché è maturato dopo 3 anni di fare una maratonina qui a Alba Adriatica che manca, cioè mancava, non, cioè non, qui ad Alba Adriatica un po', diciamo, per quanto riguarda l'attività atletica, diciamo, non sono tanto entusiasti, però adesso c'è un'amministrazione che io devo ringraziare, il sindaco, la dottoressa Tonio Piccioni, che mi ha dato l'opportunità, mi ha incoraggiato e quindi siamo arrivati a questa maratonina con la collaborazione degli amici, del dottor Cavatrungi, dottor Foglia Daniele. E quindi questa per me è stata una grande, grande soddisfazione ad Alba Adriatica. Speriamo di migliorarla nel futuro e quindi poi nello stesso tempo noi vivacizziamo anche l'atletica con i ragazzi, facciamo le camminate anche settimanali, quindi per dar vita a un'attività fisica che fa bene. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Il Signore Dio Onnipotente benedica questa manifestazione. Benedica questo percorso perché tramite esso si possa giungere alla meta dell'armonia, della pace. Possiamo essere solidali con i nostri fratelli, intercedendo per loro, pregando per loro. Il Signore benedica noi tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona manifestazione a tutti. E buon divertimento! Forza ragazzi! È partita la prima edizione, grazie, grazie di cuore a tutti, grazie. La non competitiva, anche se non c'è bisogno, chiaramente in coda. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. E buon divertimento, vi aspettiamo qui sulla linea di arrivo. Anche a voi grazie per questa prima partecipazione qui ad Alba Adriatica. Buon divertimento, ripeto, l'ho detto prima, lo voglio ripetere 100 volte. C'è anche la guida, certo, 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 e gli facciamo l'applauso anche a loro. Deve essere, come è stato per gli altri, anche per voi un pomeriggio di festa. Portateli in alto le mani, più su, più su, più su, le voglio vedere anche in fondo. Grazie, grazie di cuore. 1:30, 30 secondi alla partenza, riproviamo un altro applauso, più su le mani, grazie, 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 grazie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! In bocca al lupo e buon divertimento ragazzi! Senza correre! Tranquilli, noi vi aspettiamo! Ormai pochissimi metri, siamo a 39 primi e 27-28 secondi. Adugna, Adugna, Benjamin con il pettorale 3-2-2. Forza, vai, 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 Adugna, complimenti. Vince questa prima edizione, più forte l'applauso.
Marco in seconda posizione con il pettorale 65, Giovannangelo Tommaso, complimenti, 39 primi e 45 secondi, le prime due posizioni sono state assegnate. Francesco Raia, forza con l'applauso ragazzi, più forte, più forte, più forte, più forte. Oh, ci siamo, finalmente un applauso. Francesco, vai, vai sul podio, complimenti anche a te. Ecco, oh, questo è un applauso, questo è un applauso. Buonasera a tutti, è stata una bellissima manifestazione. E in primis voglio fare i miei complimenti e ringraziamenti all'associazione Avis SD, qui vicino c'è il presidente, il caro amico Emilio Mignone. Complimenti presidente, ha fatto una manifestazione bellissima e ringrazio anche tutto lo staff che con te ha collaborato. E si è visto il coinvolgimento di circa 450 atleti partecipanti che saluto e praticamente faccio loro i miei complimenti indipendentemente poi dalla graduatoria del podio. In 47 primi e 59 secondi Marcella Mancini. Preme il sindaco. Il vincitore di questa prima edizione dell'Alba Running in 39 primi e 39 secondi, Adunia Benjamin, eccolo qua, complimenti. Bravo, bravo, bravo. Anche qui lo dobbiamo sollecitare, l'applauso più forte, non lo sento, non lo sento. Eccolo qua, grazie, grazie, grazie. Sì. Vorrei qui sul palco in rappresentanza di Angelo De Marcellis, presidente del CSI Abruzzo, un rappresentante, la targa di tanto impegno, disponibilità e insostituibile professionalità. Un corridore deve sempre correre con i sogni nel cuore e tu sei un corridore eccellente. Grazie la SD Alba Adriatica. Ecco, se viene l'amico del CSI Abruzzo che, ripeto, ritira la targa. Grazie. Grazie a tutti, grazie a tutto il volontariato e tutti gli amici sia delle Marche che dell'Abruzzo. Grazie a tutti.